Ciao ragazzi, siamo al Palazzo Rosso, questo è l'X1, è l'ultima serata dell'estate e questa serata sarà dedicata a un nuovo grande party che partirà a breve e si chiama Animals. Seguitemi! E proprio di questo nuovo party volevo parlarne proprio con Mauro. Ciao Mauro. Ciao Lucas. Mauro torna a collaborare con il Madame. Sì, io torno ovviamente in amicizia volentieri alla Madame, anche nella figura del pettegolo ovviamente. E beh, sicuramente si parte a fine settembre con l'inaugurazione di questo party che verrà fatto una volta al mese. E sicuramente dei grossi ospiti che non sono mai venuti a Madame, quindi anche un'esclusiva. Avremo il nuovo Madame che ha cambiato location, quindi tantissime novità, tantissime cose da vedere. Ovviamente bisogna assolutamente venire al Madame quest'anno. Quest'anno abbiamo chiuso in bellezza Palazzo Rosso, è stata una bellissima festa con il mio socio Capre, abbiamo fatto divertire sicuramente almeno un migliaio di giovani. Parliamo un po' degli ospiti. Beh, quest'anno abbiamo avuto Simone Leppi che è venuto per una delle prime volte insomma, a Rovigo, abbiamo avuto te ovviamente che sei sempre il nostro ospite ben voluto. Grazie. Abbiamo avuto dello spazio ai giovani, a Fabio Miotto che dopo penso intervisterai e anche ovviamente ai Nick Shepard, al Zagato che sono i resident di X1 e altri giovani, insomma, quindi come al solito mi ha fatto divertire con ospiti famosi ma anche con emergenti che meritano il loro spazio. E tra i personaggi della serata qui a Palazzo Rosso, proprio per l'anteprima di Animals, il nuovo party targato Madame Butterfly di musica EDM, abbiamo con noi Fabio Miotto. Com'è andata la serata, Fabio? La serata è andata benissimo, è stata un'anteprima fantastica, il pubblico era veramente carico. Aspetto tutti per l'inaugurazione dell'Animals Party al Madame. E questa sera qui con me chi ci sta? Dario e Nick, ciao ragazzi, ciao, come va? Lucas. Tutto bene, com'è stata la serata qui a Palazzo Rosso? Serata magnifica, ci siamo veramente divertiti, il pubblico ha risposto bene, quindi dai, magari ci ripetiamo più avanti, oh. Chi lo sa. Te Nick, sensazioni? Ma il pubblico è sempre stato carico, abbiamo accompagnato la parte iniziale della serata, quindi siamo comunque divertiti, abbiamo accompagnato appunto i clienti insomma, che hanno nel dance floor, hanno ballato dall'inizio con noi e dopo con tutti gli altri artisti, quindi è stato sicuramente soddisfacente. Dici qualcosa in più su questo pettegolo che ormai sta spopolando, questo blog molto cliccato, no? Beh, attualmente il pettegolo è il blog più letto del Polesine, abbiamo circa più di un migliaio in media di visite al giorno, parla molto di nightlife ma anche di tutto quello che succede durante il giorno. Enrico, ciao! Ciao Lucas! Ecco qua, di più, guarda, anzi sono sempre onorato di essere qui con voi, è una situazione bellissima, tra l'altro stasera poi party review, party Animals. Quest'inverno saremo a Madame tre sabati al mese, uno di questi Animals, gli altri due Madame, quindi con ospiti internazionali di tendenza, house. L'altro sabato noi X1 saremo al Coco Club con Ale Pulga, Emanuel, in questo privé dello Stargate di Verona. Il venerdì invece ritorniamo dopo il grande successo dell'anno scorso al Fight Club con l'amico Paolo Cecchetto e quindi anche lì ne vedremo delle belle. Insomma, un bel inverno, bello pieno, bello programmato.